Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Gueltaleale, eccoci qui di nuovo con Watch Dogs e riprendiamo la nostra missione da dove ci siamo lasciati. Casa Allora. dolce casa. Agra, agra. Cerca il pannello della corrente. Visto? Avevo ragione. Io non sbaglio mai, ne ero certa. Stai calmo. Clara, dobbiamo fare un patto. Nessuno deve sapere. Almeno finché non ho finito. Ma certo. Ok, intanto devo dare Mettiamola un'occhiata online. in giro. Dai corrente al bunker. Momento, momento. Vabbè, andiamo su. Incrociamo le dita. E freghiamoci tutto quello che troviamo. Giusto un pochino di polvere. Pare che la Bloom abbia preso l'hardware, ma sono i collegamenti la parte davvero importante. Voilà! Ci possono trovare? Questo è un posto sicuro. Per sua natura, introvabile e inviolabile. Ma noi ci stiamo provando. Da dove viene questo indirizzo IP? Vediamo. Cos'ha di tanto speciale? È una traccia, tutto qui. Come ha fatto Damien a trovarlo? Eppure è ben nascosto. Non lascia mai porte aperte. Sembra che provenga dal quartiere Rossi Fremont. Territorio Visrua. Ecco, le telecamere. Potrei dare un'occhiata dentro, puoi collegarci? No, è completamente fuori dalla rete. Davvero strano. Se non posso collegarmi da qui, andrò dritto alla fonte. Sistemerò tutto prima che torni. Ok, allora. Dai corrente al bunker fatto. Usciamo. Fregarci un po' di roba. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Prima cosa dobbiamo cercare di trovare l'uscita da questo bunker, che non è cosa semplice. Giù. Pieno. Vediamo se c'è comunque qualcosa da ciullarci, perché no. Va bene. Da dove cazzo si esce? Momento. Siamo venuti da sopra. Non da lì vagamente, o sbaglio. Possiamo uscire? Ok, esci da questo. Accesso al bunker, funziona ignota. Che cos'è? Almeno abbiamo il trasporto rapido verso il bunker. Coinvolgere Clara. No, non dovrei. È pericoloso fidarsi. Certo, chissà dove sarei finito senza di lei. Tanto segniamoci questo. In questo momento la cosa più simile è un'amica. Si può? Andiamo con la motociclettina? Sì, prima di trovare un mezzo più cazzuto. Occhio. Mi serve l'accesso al CTOS. Andiamo, andiamo. Però è cazzuto anche la motocicletta.
Tanto c'è qualche rallentamento, ci fa rischiare la vita. Vai comunque a disperdere le finanze. Attenzione. Stiamo sflashando. Attenzione. Guadagniamo la strada impennandosi. Sportiveggianza non ha limiti. Andiamo piano. Occhio. Scusate, scusate. Che cos'è? Sta a fare ping pong. Andate a cagare. No, palo. Una trambata proprio sulle gengive. Già che ci siamo, questo possiamo chiararlo. Sto così, in amicizia. C'è un po' di moneta. Posso passare qui? Oppela. Ah, siamo proprio entrati abusivamente. Scusate, scusate, vado via. Vado via, vado via. E che cosa? Anzi, no, facciamo. Invece di perdere tempo, tanto va a finire sempre che famo dei danni. Allora facciamo danni direttamente. E ce lo risparmiamo, no? Che dite? Cercatelo da quella parte. Blocca sta jeep. E scappa un buon uomo. Attenzione. Al riparo. Questo non era nel contratto. Ok. E basta. Che cos'è? Venga fuori, metta la testina fuori. Amicizia. No, vengo a prenderla. Ecco. Perfetto. Filtriamoci. In modo stealth ormai lo bypassiamo lo stealth. Aspetta, dove? Ok. Ok. Perfetto. Chiariamo sempre tutto, così ci vediamo un po' di questi che spiano la gente a casa. Bene, ci siamo. Forza, ragazzi. Partitona, sta bella partita. Cosa? 10 milioni di dollari e non prendete una cazzo di palla? Direi di sì. Ma sparatevi, pezzi di merda! Molto sportivo il tipo, giustamente. Il CTOS registra ogni singolo momento. E noi ci rispariamo tutti. Spiamo anche noi un pochino, tanto per. Bene, tipo va a prostitute, giustamente. E non sta neanche benissimo la signorina. Ottimo, ottimo. Dai, anche queste piccole chicche sono figate. Andiamo di qua. Dove siamo, scusate? In una piantagione? Ah,
l'hanno piazzata proprio nella piantagione, va bene. Ok. Si stanno divertendo bene. Più o meno. Ah no, l'hanno beccata terreno. Va bene. Agheriamo, va. Abbiamo spiato abbastanza. Perfetto, abbiamo l'accesso al quartiere. Quindi, momento. Cerchiamo di uscire da dove siamo entrati, così ci riempiamo la nostra motociclettina sportiveggiante. Impara a guidare. State calmi. Salve, buon uomo, che c'ha qualcosa da dire? Parcheggiato. Ah, già m'hanno beccato, bene. Vabbè, allora. Ah no, è il police. Centrale dei rinforzi sarebbero una buona idea. Ma anche no. Famo che li seminiamo prima? Non ho ben capito. Arrenditi. Ma che arrendi? Sta ceppa. Occhio. Anche no, mi scusi, buon uomo, e che cos'è questo astio nei miei confronti? Guarda questo. Tacci vostra. Ferma subito il veicolo. Allora, sfruttiamo la nostra. Lo fermerò io. Sì, diciamo male. C'è un bel motocross, allora. Facciamo così. Oppela. Oppela. Via. Seguite sta ceppa. Il sospetto non può essere lontano, cerchiamolo. E invece sì. Attenzione. Ok. Le autorità portuali hanno confiscato un container pieno di armi militari di un enorme valore. Il carico proveniva dall'Europa centrale. Non si sa come sia arrivato fin qui. Secondo la polizia, questo fa parte di un'operazione molto più ampia. Ce l'ha con me quel police. Non li avevo seminati. Aia. Ce l'hanno con me? Non saprei. Ma noi li abbiamo seminati. Cioè, più o meno, nel senso. Ci ha detto fuga riuscita. Sì, possiamo andare. Torniamo qui. E quelli si sono accaniti così. Cazzo vado. Uppe, occhio al tir che questo ci sfracella. Iniziando a fare fumo la moto, non è un buon segno. Colpa di quel police che ci ha tamponato, noi andavamo tranquilli sui nostri obiettivi. Ma facciamo una cosa, no? Così. Mappa, contratti online, non è vero, com'è che si faceva? Un momento. Scendi un po'. Caccia il cellulare. Andiamo a albero delle abilità. Quante ne abbiamo? 7 solamente. Vabbè. A livello di hacking, cosa possiamo fare? Chiudere i ponti della città. Questo sì, molto faigo. Sovraccaricare le tubature sotto le strade e causare esplosioni. Ci piace. Questo disabilita gli elicotteri per 30 secondi. Vabbè, però adesso ci teniamo quello. Questo. Che di dissuasori mobili per tieni per alzare o abbassare il TCP. Vabbè, per adesso manteniamo questo. Magari, ecco, un po' di più di batteria. Perfetto. Abbiamo speso di tutto.
Almeno ci divertiamo anche un po' con i ponti. Che mi è rilevato, non è il momento, non è il momento. Fate, fate. Azioni di emergenza, andiamo. Vai. Attento, sei fuori dalla mia griglia e al buio. Il Rossi Fremont aveva alimentato così tante speranze. Invece ha solo riunito le bande sotto uno stesso tetto. La lealtà al quartiere è diventata la lealtà all'isolato. E tutte le altre persone? Si sono adattate o trasferite. Do un'occhiata in giro. Magari scopro cosa hanno in mente. Ok, allora, dobbiamo spaccare dei culi presumibilmente e lo faremo... Agra, agra. I soldi fanno sempre comodo. Le piedi di Damien punta lì dentro. Questo posto è protetto come una fortezza. Non posso entrare da solo. Ok, entriamo in compagnia. Io la loro rete. Così... daremo un'occhiata dentro. Estrazione. Ehi, che si dice? Ma da qua non riesco ad agherare niente al momento. Gli elmetti non proteggono nessuno da un colpo di fucile. Ero lì mentre Iraq li inseguiva. Ho visto un po' troppo lontano. Puttana, gli correva dietro. Merda. L'ha imparato dai soldati in Liberia. Vai alla carica nudo per... vediamo se troviamo o un ingresso. Ecco. C'è anche il cecchinazzo lì sopra. Attenzione. Ehi! Ehi, Green! Ehi! Cosa? JJ qui da strada? Sì, amicizia. Brutto stronzo. Adesso vado a dire due paroline a quel rotto in culo. Andiamo dal cecchinazzo che sta qua sopra. Almeno ce lo togliamo. Se avessi anche io un fucile. Un pochino magari si silenziato però. L'audio di Ari. La settimana scorsa ero felicissimo. E un altro cecchino. Ho sposato Abigail, la mia Abby. Era il mio nuovo inizio. Aveva del mio passato. Poi la telefonata. Gli ho detto che mi ritiravo. Ma quelli non te lo permettono. Puoi ripagare il tuo debito 100 volte e continuano a chiamarti. Non ce la faccio più. Allora devo stare attento al cecchino. Bella. Merda, merda. Ehi, ehi! Ho trovato qualcosa! È laggiù! Merda, non va bene. Vai, vai. Ok. Perfetto. Attenzione al cecchinazzo. Devo cercare di salire a questo punto. I Viceroy hanno disattivato il CTOS nel Rossi Fremont. L'hanno reindirizzato. E non è il solo CTOS a essere offline. L'intera zona, la gente. Sembra uno scenario da dopoguerra. Ecco perché la Bloom non l'ha riparato. Ma la Bloom avrebbe i soldi per farlo. Non torna. Ah! Amicizia sempre. Facciamo anche questo. Ok. Vediamo se riusciamo a salire così ci... salire non così magari perché...
L'unico modo? Dai, mi sa proprio di sì. Vabbè, proviamo. Non è vero, perché questo comunque non ci arriva da solo. Vabbè, i cecchini dobbiamo evitarli. Ho capito. Che non sarà facile, ma... qua c'è anche un po' di gente. Parchi crede ancora di risolvere ogni problema sparando. Deve svegliarsi. Ma beccato il cecchino. Questo giustiziere che sfugge a tu. Yes. Ecco, è lui il nuovo tipo di assassino da eliminare. Insomma, le pistole risolvono solo certi problemi. Tipo quando devi ammazzare qualcuno in fretta. Ma se non lo vedi mai, cazzo, si può distruggerti prima ancora di incontrarlo. Non è che lui è coraggio. Se vuole far fuori tutto il club, mi godo lo spettacolo. Io sono ben protetto. Non può arrivare a me. Oh, esci da sto cazzo di co... Guarda che rincoglionito. Amicizia. Ci avevamo quasi fatta, vacca troia. Maledetti cecchini. Ma arrivano pure gli altri. Che hackeriamo questo e ce ne andiamo, che forse conviene. Anche no. Il cecchinazzo, eh. Mira là. Andiamo. Che cosa? Dov'è l'altro? Eccolo lì. Giovane. Gli altri ce li abbiamo tutti davanti, quindi ah, eccolo là. Affacciati, affacciati. Andiamo di assalto, anche se questi sono un po' cazzuti. Se ci mettiamo qua dietro. Guarda. Ok. Vai, ripigliati. Facciati un pochino. Cazzo, non muore. Sono anche abbastanza armati. Ti ho sparato, sì, non è che mi sto qua. Ok. Ce n'è un altro lì sotto. Non è uno solo. No, no, ti vengo a cercare io, don't worry. Ehi, mettiti pure comodo, tanto non ci muoviamo da qui. No, vaffanculo, non voglio morire in questo modo. Mi sa che ti tocca, fratello. Ci siamo, esplosione, oppela. Amicizia. Noi ci proviamo a fare le cose stealth, ma questi fanno i furbi. Si può? Allora, ci sono le mie memorie.
uccidi tutti. Ah, Oscar. Vabbè. Ah, arrivano pure gli altri. Famo che scappiamo. Scusate, Bella. Sì, mi sono distrutto la mia. Era neutralizza in realtà il tasto. Famo che prendiamo il gippone, va, quello. Faccio. Vi arroto, fratello. Almeno ci provo. Bisogna usare la porta. Là. E adesso gli vado addosso. No, Ah, quelli sì. Il veicolo è andato a fottare. Ah, perché non ho più batteria, ok. Va bene. Vediamo come lo è. Aspettiamo un po' che si ricarica. Tempo. Bella. E basta. Che cosa? Mi ha sfracellati? Non è vero. Vabbè, faccio un frontale, c'ho il gippone. Ah, bello. Ora te la faccio vedere io. Sì, sott'olio. Venga, venga. Oppela. No. Ma vacca puttana. Che cos'è? Ci esplodono le macchine sotto il culo. Almeno dammi tempo di buttarmi. Mamma mia. Pazienza, evitiamo di magari. Scusate. Bella. Così tagliamo un pochino. Oppure facciamo una cosa più tecnica. Fanculo, gli vado addosso. Venite, venite. Un altro? Stai calmo. Salva? Ti salvo io. Non tu ora. Ci è mancato poco. Civile salvato. Ma. Ah, quelli stanno ancora a cercare, allora fammo che ce ne andiamo. Non se riusciamo ad uscire dalla zona prima che ci becchino. Ok. Perfetto. Ok, è fatta. Dentro a Rossi Fremont. Grazie per tutto. Sei stata utile. Ehi, non resisto a una bella avventura. Abbiamo finito? No, ho appena iniziato. Devo entrare lì dentro, cercare risposte e riprendermi mia sorella. E una volta che avrai le risposte, che farai? Scoprirò chi è stato e gliela farò pagare. A tutti i responsabili della morte di Lena. Ci sei ancora? Ci sono. Ok, allora a presto. Ok, riparazione di emergenza fatta. Ragazzi, allora noi ci vediamo con il prossimo episodio di Watch Dogs. Ci vediamo appunto con questa serie che
Spero vi stia piacendo e vabbè, come sempre vi invito a mettere un mi piace, commentare, a condividere il video sui vostri social network e a seguirmi sulla pagina Facebook e sul secondo canale Quel Tale Ale Games. Vediamo che ci dice sto Tobias e poi ci salutiamo. La prima volta che l'ho sentita me la sono fatta addosso. Ascolta, ho una notizia che forse potrebbe interessarti. Ho scoperto che ci sono sempre più armi per le strade. È la polizia. Ma di che cosa parli? Li ho intercettati. Le stanno vendendo a casse, è chiaro? Di nascosto. La domanda è perché? E dove? E a chi? Tobias. Giusto, giusto. Ti faccio vedere dove è avvenuta la vendita. Ma poi te la cavi da solo. E in cambio voglio essere citato nel tuo manifesto. Io non ho un manifesto. Infatti. Lo avrai. Ah, sì? Ok. Va bene, sono state lasciate varie casse in giro per la città. Tutte le casse misteriose nascondono strumenti, fai da te. Troverai anche una registrazione audio nelle vicinanze. Trova tutte le nuove casse per sbloccare una missione speciale e scoprire il loro mistero. Puoi vedere il numero di casse ottenute dalla ruota dei progressi. Ok, dai ragazzi, allora ci vediamo con il prossimo episodio. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.